Altro che lui comunque, sono un po' preparata. No, comunque diciamo che l'aspetto più divertente per quello che mi riguarda nella stesura di questo libro è stato il montaggio. Perché se mi fossi limitato a collezionare una serie di luoghi comuni sarebbe stato facilissimo, no? Però sarebbe diventata una lettura stucchevole alla terza pagina. Invece quello che poi ho cominciato a fare è stato quello di rivoltare alcuni luoghi comuni per cercare di fare in modo che a partire dalla loro banalità potessero dire anche qualcosa di vagamente intelligente e paradossalmente di comunicare l'uno con l'altro. Quindi, come se leggendo questo libro, almeno questa era l'intenzione, che uno si trovasse davanti a una specie di dialogo surreale tra luoghi comuni, in cui c'è addirittura una parvenza di senso. Qual è questo senso? E che parliamo a Barbera. No, sì, a me invece dà l'idea di un libro storto, cioè come se, immaginate, un film montato a cazzo. Devo dire che come dopo Epifanie e Sinassi, cioè perché improvvisamente si sbilancia, si storce, gira dall'altra parte e poi soprattutto siccome lui è, posso dirlo questo, sei un grande amatore delle coordinate, delle subordinate eccetera, qua invece proprio qua sciali, cioè proprio ti sdai completamente, perché parti in un modo, poi giri in un altro, poi in un altro ancora, poi torni indietro, fai inversione U, ricalcola percorso, giri di nuovo dall'altra parte. È fichissimo, e tante volte torni indietro e ti rendi conto che quella cosa lì che lui dice più avanti, la settima riga, fa riferimento a una cosa che aveva detto alla prima e ti piace ancora di più quella roba lì. Perché diciamo che è una sregolatezza senza genio, però. No, no, invece secondo me è interessante. E poi ci sono dei lampi di cretineria assoluta senza senso. Tipo a un certo punto lui parla, dice delle robe, è complicato, poi a un certo punto spazio, Hotel Trivago. E io lo amo per questo, perché lo amavo profondamente. E poi, insomma, e poi questa storia dei luoghi comuni secondo me è anche molto interessante, perché sembra che non ci siano più, ma invece, cavoli, proprio la gente vive di quello. Non solo, ma ci sono varie declinazioni del luogo comune oggi, non c'è semplicemente di mamma ce n'è una sola o uno verissimo, ne parlavo prima con una giornalista, che è rivoltato diventa addirittura intelligente, no? Cioè, oramai l'unica voce di sinistra è quella di Papa Francesco, che è un luogo comune, ma è assolutamente vero, tra l'altro. No? Però ci sono varie forme nuove. A me, per esempio, faceva molto ridere questa storia di qualche giorno fa, adesso è già tutto vecchio, è già tutto scaduto, ma qualche giorno fa si parlava di governo di tregua. Ma tregua da cosa? Ma anche governo neutro. Ma scusate, no, ma la tregua, proprio il concetto di tregua presuppone un conflitto e un patto di non belligeranza. A voi questi due mesi di balletti, di prove tecniche di inciuccio sembravano un conflitto? A me no. Quindi di quale tregua si parla? Anche questo uso improprio delle parole, no? Cioè questa traslazione abusiva di una parola da un ambito all'altro, quasi che noi perdessimo, senza accorgercene, il senso del significato delle parole. E quindi non riuscissimo più a difenderle nei loro veri ambiti di appartenenza, e questa è una forma di luogo comune che poi impoverisce il linguaggio, impoverisce il pensiero e fa sì che, per esempio, la maggior parte delle cose che leggiamo sui giornali siano ovvie, anche perché arrivano in ritardo rispetto a quello che già sappiamo 24 ore prima. Questa, per esempio, è una battaglia che finiremo di perdere, lo dico per tutti noi che anche scrivono sui giornali, se non entriamo nell'ordine di idee che bisogna scrivere meglio, e quindi anche la notizia va confezionata, va, come dire, costruita anche dal punto di vista estetico, formale, con maggiore forza, quella è una battaglia che si perderà. Ma anche i politici, se tu fai caso. Sì, ma c'è un vocabolario di 30 parole, sembrano i calciatori quando hanno finito la partita, abbiamo fatto bene. Adesso il mister è contento, adesso vediamo la prossima partita, uguale, più o meno la stessa cosa. E comunque il racconto dei luoghi comuni è molto divertente, cioè è una delle cose più divertenti. E poi quello che mi fa ridere di lui è che tu scrivi le cose che fanno ridere te, senza in realtà scrivere delle cose che facciano ridere il pubblico per forza, no? È una scrittura che non vuole compiacere nessuno, e di solito invece quelli che scrivono il comico lo fanno per
apposta per far ridere, invece lui per prima cosa vuole far ridere se stesso, cioè è una roba molto personale, o sbaglio? Cioè... No, è proprio così, adesso se non... quando scrivo devo essere soprattutto sorpreso da quello che faccio, questo vale per qualsiasi cosa che faccio, anche se scrivo un pezzo per un giornale mi devo trovare davanti almeno durante la stesura in un momento, in un'angolazione particolare che non sapevo di avere, devo scoprire, devo inventare etimologicamente qualcosa, altrimenti non... come dire, mi limiterei a fare un compitino. Sì, infatti è come dire, a me questa cosa fa così ridere che adesso ti convinco che fa ridere anche te, ma se tu lo ridi, cazzi tuoi, non me ne frega niente. E questo okay. Allora, vogliamo provare a leggere qualcosa così capiamo cosa, come organizzare? Noi abbiamo anche i leggi, se vogliamo ma fare un minimo di scena, possiamo. No, vuoi rimanere qua? Volete che facciamo la scena o ci scena, sì. Scena. Saremo lontani, spero. Però...